Siamo giunti al giorno della grande finale. Domenica 20 agosto a Vienna al Dornbach Stadion si incontrano Italia e Finlandia, due squadre che hanno ambedue due vittorie nell'europeo al proprio attivo, quindi una delle due uscirà con la terza vittoria per la prima volta sullo scenario europeo. Il giorno prima, a Graz, l'Austria aveva battuto 18-0 l'Ucraina, guadagnando il primo bronzo continentale. Ma concentriamoci su quella che era la partita del giorno. Gli azzurri dovevano rinunciare a Cavallini, defensive back, per uno strappo, a Cranchi e a Malvezzi, uomini di linea di difesa, per espulsione. Quindi tutto il peso sarebbe gravato sulle spalle di Franzini, Tombari e Fuccelli per quanto riguardava il combattimento contro la poderosa linea finlandese, che vantava un peso nei due tackle di 300 kg, quindi immaginate quale poteva essere la loro potenza. Squadra finlandese, più o meno la stessa di due anni fa, la stessa che aveva battuto nell'Europeo di Bergamo l'Italia in finale per 17-7. Ultimi momenti di concentrazione prima della gara e poi gli azzurri sono pronti ad affrontare il nemico di sempre, la Finlandia in maglia bianca. La squadra è pronta, schierata a bordo campo, una squadra che comunque è potuta arrivare fino a qui, e lo dico per espresso volere dei giocatori, grazie all'ottimo lavoro dello staff medico con il dottor Venturoli, il dottor Mainente, i trainers Pipoli e Dalla Foglia. Ma i capitani sono pronti a festeggiare la torta per il fine partita, il capitano Lazzaretto, l'anziano assieme a Tombari di questa edizione degli europei, assieme al numero 10 finlandese, il kicker Lappalainen. E siamo al kick-off proprio di Lappalainen. Questa volta però è una finale. Siamo al ritorno immediato da parte di Dino Camparmo, l'italo canadese schierato nelle file dei Jaguari, il quale trova un buon corridoio prima di scivolare e di essere fermato proprio dalla Lappalainen. Subito fieri in impostazione, buoni blocchi di linea, un lancio lungo su Barbotti, il quale si invola lasciandosi alle spalle il difensore per il momentaneo 7-0 assieme al calcio di Verrini con una ricezione da 56 yards. La partita sembra andare bene in questo momento, congratulato il numero 13 Fierli. Parte il calcio di Verrini ed è subito la Finlandia a fintare questo reverse sul ritorno di calcio che porta il numero 42 Jukka-Pekka Nummi a guadagnare diverse yards prima di essere fermati da Camparmo, ottimo giocatore di special team, e da altri compagni. In impostazione subito il numero 9, il quarterback Petrus Penki, che pesca libero il proprio compagno di squadra Mika Sevon, il quale riesce a deludere la sorveglianza dei propri difensori e con un big play, una ricezione di 50 yards, porta il punteggio in perfetta parità sul 7-5. Ci pensa ovviamente Lappalainen a segnare il punto di trasformazione ed è tutto da rifare. Ancora Lappalainen al calcio, questa volta però dalla parte opposta è Romano Cinelli a incaricarsi di ritornare l'ovale. Fa buona guardia però lo special team in maglia bianca e Romano Cinelli è costretto al suolo. Riparte l'attacco con Fierli, che lascia la palla al numero 34 Rigoni, che tenta l'esterno, ma i blocchi dei ricevitori sono veramente inesistenti e fanno ottima guardia ai defensive back, fermando Origoni sulla linea da cui era partito. Questa volta però va su Lancio e su Moroldo, che questa volta non trattiene il pallone. Natali costretto al punt. Lo riceve il numero 80, l'altra stella della formazione in maglia bianca, Sami Alalampi, il quale con questo perfetto ritorno riesce a portare altri 6 punti nel carniere finlandese con molta facilità, cosa che però gli viene negata per un fallo dei compagni di squadra, ma niente paura, ci riprovano i finlandesi con la tipica freddezza nordica, con il numero 24 Marco Siolblom, ottimo running back. Mixano benissimo i lanci e le corse, questa volta però si prende la rivincita sempre il numero 80 Alalampi, che non essendo riuscito a segnare poc'anzi sul ritorno di punt, ci riesce questa volta con una perfetta connessione aerea con il proprio quarterback per 60 yards di guadagno. Il punteggio è sul 14-7 in favore dei finlandesi e rientra l'attacco in campo. È Romano Cinelli a provare a correre sull'esterno, ma la sua sorte è quella dei compagni di squadra che lo avevano preceduto, sempre placcato inesorabilmente dalla difesa finlandese, ben disposta in campo. Se non si va con le corse si prova coi lanci, e questo è uno dei pochi che Natali riesce a trattenere e a guadagnare alcune yards nel mezzo della difesa finlandese, che comunque si chiude a riccio sui giocatori italiani.
Castiglioni e la difesa commentano l'attacco finlandese e cominciamo con la saga degli errori. Questa volta è Barbotti che riceve questo trick play col ginocchio a terra, cosa che fa anche Natali, e con le regole NCAA purtroppo si riparte da quel punto e i finlandesi hanno gioco facile a partire dalle 30 yard. Ci prova ancora Siolbom, ma fa ottima guardia alla difesa nella quale tre uomini solamente, Fuccelli, Tombari e Franzini, potevano giocare in quanto gli altri erano tutti espulsi per quanto riguarda il reparto della linea. Ottima la difesa di Verrini che nega il touchdown e ottimo Mazzanti che riesce a forare la forte linea difensiva finlandese come burro e a costringere al suolo il quarterback e quindi negare la possibilità di realizzare un touchdown, ma costringendoli a un field goal che la Palainen sbaglia, lasciando il punteggio sul 14-7 in favore dei finlandesi. Kick-off del terzo periodo di Paolo Verrini, ritorno di Jukka-Pekka Nummi, il quale guadagna qualche preziosa yards ai danni dello special team italiano che si fa forare in questa circostanza non troppo bene, e riparte l'attacco della squadra finlandese guidata dal giovanissimo Petrus Penki ed è Siolbom che va verso la goal line, lo manca Gualandi ma arrivano provvidenziali De Martin e Verrini a negargli il touchdown. Siamo ancora con Penki in impostazione, però questa volta la difesa fa buona guardia con Tomassi, con Franzini, con Capannoli e costringe ad un field goal che questa volta la Palainen non sbaglia, la squadra finlandese per il 17-7 provvisorio. Ancora un calcio esterno sulla parte sinistra da parte di la Palainen, Cinelli riprova al ritorno ma niente da fare, fa ottima guardia il reattivissimo special team finlandese. Si riprova con Camparmo sull'esterno ma è troppo solo per riuscire a guadagnare qualche yard. Quattro i giocatori finlandesi che si affollano attorno a lui per metterlo al suolo. Il dottor Venturoli che presta le proprie cure a qualche giocatore infortunato. E siamo ancora con il quarterback numero 9 nella nostra sintesi che viene però fermato da Castiglioni a testimonianza della buona prova che è riuscita ad effettuare la difesa pur priva di tre giocatori importantissimi. Un po' di riposo per i giocatori d'attacco, Gobbo, Borelli, e siamo ancora con Fierli in attacco che prova ad impostare con questo lancio che nel primo periodo aveva fruttato su Barbotti un touchdown ma Natali non trattiene. Ancora la difesa con Tombari, Santoro, Carnelli a fare buona guardia sui giocatori in maglia bianca, questa volta è Picariello che ferma l'avanzata del Siolbon, il quale rimane veramente esterrefatto. Continua comunque con fredda determinazione il quarterback Penki a sezionare la difesa e questa volta niente da fare per De Martini, il quale si vede sfuggire Sevon con queste 41 yards di lancio e addirittura anche la beffa successiva di un calcio corto recuperato dalla squadra finlandese. Poco da fare per la squadra italiana, ancora il team nordico bianco-azzurro in attacco, provano ad avanzare verso il touchdown, il punteggio già sul 24-7. Sempre l'ottimo Penki, most valuable player della partita, che cerca di mandare in touchdown, ci mette lo zampino Nardi, ma l'ultima segnatura parla ancora Finnico con 38 yards di field goal di Lappalainen che fissa il punteggio sul 27-7. Ci riprova ancora Fierli per Barbotti, ma guardate come gli sfugge un pallone elementare. Non c'è proprio più niente da fare per la squadra italiana, condannata al secondo posto. In ogni modo, grande la soddisfazione per l'ottima prestazione della difesa, al di là di qualche singola prestazione di Vicinelli, che ha visto Giorgio Nardi confermarsi per due volte most valuable player delle partite. Ormai la partita volge agli sgoccioli, poco da dire ancora, se non sollevare il pallone e dichiarare la Finlandia campione d'Europa 1995. Ci abbiamo tentato, loro sono più forti, noi abbiamo fatto troppi errori, concedere degli errori a una squadra che non sbaglia niente, chiaramente alla lunga paghi, e quindi hanno meritatamente vinto questo europeo. Sono molti stunt, ma tutto sommato potevamo giocarcela, troppi errori, comunque bravi tutti, ci abbiamo provato. La linea è molto forte, molto tecnica, hanno uomini molto pesanti e capaci. Siamo riusciti comunque a metterli in difficoltà, non è servita e sarà per il prossimo europeo.
Ma non ci sono stati grossi problemi con la loro linea, se avete visto la partita sono stati un paio di episodi che hanno spezzato l'equilibrio, se no li abbiamo sempre ricacciati indietro, tanto che la difesa è destinata prima o poi a prenderle, perciò più sta in campo e più c'è pericolo che gli altri segnino. È stata un'esperienza bellissima, purtroppo non siamo andati fino in fondo. Non dobbiamo trovare scuse di nessun genere, speriamo fra due anni di avere la stessa esperienza. Ci sono tanti mai, però sicuramente il fatto che non siamo riusciti a vincere saranno una serie di conseguenze. Sicuramente la mancanza di alcuni uomini fondamentali, sicuramente la mancanza di un po' di organizzazione, non a livello della nostra federazione, ma insomma non ci siamo trovati bene, quindi direi brava la Finlandia, noi ci abbiamo provato, speriamo per una prossima volta, questa ormai è la frase rituale che tutti quanti diciamo. Problemi, a me dispiace, mi assumo io le responsabilità perché l'attacco in questa finale non ha saputo esprimersi al meglio, forse è un attacco un po' complicato e bisogna avere parecchio tempo per metterlo in moto. Forse la mia scelta di usare questo attacco, avendo così pochi giorni a disposizione, è stata errata, mi assumo le responsabilità e è peccato per i ragazzi perché sono stati veramente bravi. Si conclude così la settima edizione dell'Europeo. L'Italia conferma il titolo di vice campione d'Europa ottenuto 2 anni fa e forse non è un risultato assolutamente da scartare. Intanto però il football americano in Italia non si ferma. Dal 23 settembre ricominciano le serie giovanili e minori. Ci sarà sicuramente molto football da vedere, tutto pronto per il campionato 1996 che a partire dal prossimo febbraio, sempre su Teleplus, sarà con voi. Noi vi ringraziamo per averci seguiti. A presto.